Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Scopriamo le creazioni in resina. Sapete che mi sono arrivati tanti stampini nuovi e niente, un video è ideato da Erika Cavai, vi invito ad andare sul suo canale perché è molto brava e niente. Allora, mi sono messa in testa di imparare, cioè di imparare, oddio, di provare a fare il color biscotto con la resina e forse ci siamo riusciti, non lo so, adesso lo scopriamo insieme. Come vedete ne ho parecchi qui da... Cominciamo dalle stelline, ma sì, cominciamo dalle stelline. Del pan di stelle, mamma quanto mi piacciono queste stelline. Sì, la visuale fa un po' cacare. Che belline. Ormai faccio solo le stelline del pan di stelle. Sto bellissimo rosa. Ma si vede che è un rosa. Spero di sì. Forse così si vede di più. No. Boh. Che carino. I miei stellini. Belline, stelline. Ok. Mi diverto a fare le stelline. E va bene, le stelline sono qua. Poi, ciao. Vediamo sto color biscotto come è uscito, va. Wow. Oh, santo cielo. È proprio color biscotto. Allora ragazzi, se vi dico come sono riuscita a fare questo color biscotto, voi mi dite, ma Tamara sei fuori? No, invece è proprio così. Allora, come ho creato questo color biscotto? Cioè io direi fantastico. Questo qui ho fatto lo stampino del biscotto che mi era arrivato da Miniature Sweet, cioè è bellissimo. È stupendo. Allora, per fare questo color biscotto cosa ho fatto? Resina pesata, girata, tutto quello che volete. Ho messo una goccia di smalto giallo. Ho messo il nero, una goccia di smalto nero e praticamente è uscito un verdino. Ho detto no, vabbè, qua sarà da buttare tutto. Ma qui che cavolo sto combinando? Questo non esce. Perché non esce? Ecco, questo mi sa che era ancora un po' molliccio. Wow, però anche questo che bello. Sì, si è un po' rovinato, però come tortina. Poi ho aggiunto, allora vedete che questi due colori sono diversi, perché qui evidentemente ci ho messo meno. Comunque stavo dicendo, goccio giallo smalto, un goccino di nero smalto ed esce fuori un verde. Ho detto vabbè, butto via tutto. Invece poi mio marito dal di là mi fa, guarda che per fare il marrone ci vuole il rosso. Io ho detto, ma che sta dicendo questo? Però vabbè. Ho aggiunto sto rosso e magicamente è diventato marroncino. Cioè da verde che era è diventato marroncino, però marroncino rossastro scuro. Gli ho aggiunto il bianco per schiarirlo ed è uscito questo colore qua, color biscotto, o più scuro o più chiaro, come volete voi. Incredibile. Questo non è ancora asciutto tutto, detto totalmente.
Adesso questo aspetto a tirarlo fuori perché sarà come quell'altro. Vediamo invece questo rosa. A parte che questo stampino qua non è l'ideale per la resina, però vabbè. Oh, che carino questo cuoricino rosa. Questo aspetto a tirarlo fuori perché. Ok, continuiamo con il biscotto. Ma no, va dai. Cioè, bellissimo, ragazzi. Ma non perché l'ho fatto io, però ho trovato la formula per fare color biscotto con la resina. Cioè, bellissimo. Questo idem con patate. Infatti, questi due qui li ho fatti con la stessa colata di questo qua. Infatti, è più scuro di questo. Questo è quello che mi piace di più, che si avvicina di più al color biscotto. Ora vediamo questi. Ho fatto solo la base perché volevo far uscire una Donuts. Guarda che carina. È perfetta questa Donuts. Idem con patate con lo stesso colore. Che bella. Cioè, sono perfetti. Mentre questi sono leggermente più chiari. No, vabbè. Perfetto. Ecco, partono le campane. E Ale! Cioè, allora, notate sempre la differenza di questa colata con quest'altra colata. Questa è perfetta. Cioè, proprio il color biscotto. Ne ho fatte altre due. Bellissima, bellissimi. E questi. Cioè, ragazzi, sono bellissimi. Scusate per le campane, io abito vicino al campanile, che devo fare? Ogni quarto d'ora suonano. Pazienza. Poi ho provato a fare il cioccolato. Allora, vediamo, finiamo di vedere prima il color biscotto. Qua ho fatto un'altra Donuts. Che carino. E altri biscottini, tutti gli stampi che avevo. Mamma. Qua c'è un po' da limare, da sistemare. Però va benissimo, si può usare una stellina color biscotto dello stampo che mi è arrivato, gli ho fatto subito lo stampino e l'ho utilizzato, bellissimo, bellissimo, vediamo questo, anche lui finalmente un color biscotto come si deve, sì, intanto le campane vanno avanti. Mamma, che carino questo cookie. Bellissimo. Bello. E ancora color biscotto, questo Rilakkuma. Mamma, guarda che carino. Però ho fatto quello con gli occhi chiusi, c'era quello con gli occhi aperti qua. Non me ne sono accorta, ho fatto quello con gli occhi chiusi, però dai, è carinissimo lo stesso. No, sto color biscotto, chissà se riuscirò a rifarlo, però è bellissimo, veramente, ragazzi. Allora, passiamo al cioccolato, color cioccolato. Per fare questo color cioccolato, vediamo prima come è uscito, poi vi dico. Beh, direi che non abbiamo niente da dirgli. Color cioccolato è bellissimo. L'ho usato con l'acrilico. Io avevo paura a usare l'acrilico marrone perché si diceva che l'acrilico con la resina non va bene, però ragazzi, sfatiamo questo mito perché l'acrilico è perfetto per la resina. Però non sono riuscita a schiarirlo. Infatti quell'acrilico lì gli avevo aggiunto il bianco per schiarirlo, farlo diventare cioccolato al latte,
ma mi era diventato un grigio, per cui adesso devo vedere bene come farlo. Wow, questo è proprio cioccolato, palline di gelato, però è proprio cioccolato fondente, fondente di quelli belli fondenti. Tiriamo via questi stampini che non servono. Poi ho fatto il cioccolato. Allora, diversi tipi di cioccolato. Qui è dove ho sbiancato l'acrilico. Ed è cioccolato, diciamo, fondente. E va bene, e sono dello stesso colore. Qui dove non ho sbiancato, sì, sono uguali, praticamente uguali, solo che questo qui è più opaco e questo è venuto più lucido usando lo stesso stampo, ma pensa a te. Incredibile. Questi due sono opachi e questi sono lucidi. Però voglio trovare il modo di fare anche la cioccolata al latte, non solo quella fondente. Vedete la differenza? Questi sbrilluccicano. E questo è opaco. Va bene. Poi ho fatto, aia, questo si è un cioccolato bianco, non è ancora del tutto asciutto. Bello però, bello, mi piace. E ho fatto anche questa farfallina, che però credo che non sia ancora pronta del tutto. Vediamo se riesco a non romperla. Oh, vieni fuori o no? Ah, guarda che carino! Una farfallina color cioccolato al latte, proprio color cioccolato al latte, perché non è né bianca e né panna. Bella. Fare un anellino anche bellino. Poi c'ho questa rosellina. Sì, questi stampi non sarebbero l'ideale per la resina, però carina anche la rosellina. Ok, poi abbiamo tre diversi tipi di rosa. Questo chiarissimo. Wow, che bello! Guardate che carini queste tavolette di cioccolato. Ma se io spengo, si vedono di più i colori se spengo la luce. Non so, meglio spenta o meglio accesa? Che dite? Però voi non mi potete rispondere. Bene, tre diversi, però si vedono di più i colori così. Tre diversi tipi di colori ad rosa. Questo è uguale a questo. Bello. Poi invece c'è questo che è uguale, penso, a questo. No, questo è già un pelino più scuro. Cioè, ma si vede? Mamma, ma c'è delle. Così è quasi troppo luccicoso, no? Così forse. Belli. E poi questi qua che sono proprio rosa. Anche qui sono riuscita a ottenere finalmente. Ah, sta luce stamattina. A ottenere proprio il color rosa pastello di tre tipi diversi. Uno, due, tre. Guarda che carini. Poi col bianco e col cioccolato. No, vabbè. Non sono meravigliosi. Sì, finalmente una colata decente. Brava Tamara, grazie. Poi abbiamo questo, che è l'ultimo. Sì, l'ultimo. Che però penso non sia ancora fatto nemmeno lui. Spingiamo un attimo fuori. Sempre color cioccolato al latte.
te. Credo che di questo mi farò anche lo stampo, appena si asciuga per bene. E niente ragazzi, io sono proprio contenta di questa mia colata di resina. No, aspetta che ce n'è ancora uno, c'è anche il... È partito, aspetta. È partito. Eccolo qua. Mamma, che bella palla di gelato. Cioè, ma dai, no, stavolta ragazzi, sono proprio felice. Va bene, ragazzi. Ci vediamo la prossima? No, ci sentiamo la prossima. Io stavolta sono proprio contenta. Finalmente ho ottenuto tutto quello che volevo. Va bene, ragazzi, ciao!